Quando si parla di macchine americane, uno dei brand che maggiormente mi viene alla mente è la Cadillac. Una Cadillac che ritorna in Europa con una serie di prodotti, in particolare in Italia con la XT4. Un'auto che si è resa famosa nella storia delle auto USA anche per i diversi film che l'hanno vista protagonista, Hollywood, California, ma anche la bestia che usa il presidente degli Stati Uniti, che è proprio una Cadillac. Prima di cominciare questo nostro nuovo test drive, vi invito a cliccare la campanella e iscrivervi al nostro canale di YouTube. Ora attacco proprio lei, la nuova Cadillac XT4. Negli Stati Uniti questa è una entry level, infatti viene considerata una compact SUV, anche se qua in Europa possiamo già inquadrarla come una D-SUV che si va a confrontare con Range Rover Evoque oppure Audi Q5. Grandissima calandra che sembra aggredire l'asfalto, perché qua stiamo parlando di una versione sportiva con numerosi dettagli che richiamano anche il mondo del racing, come ad esempio le finiture in fibra di carbonio all'interno. Nuova firma luminosa per i proiettori con tecnologia full LED che aumentano sensibilmente la sicurezza soprattutto nelle ore notturne, e questo grande fascione che va a culminare con uno spoiler anteriore colorato in nero lucido. Specifico allestimento Launch Edition Sport che la collocano in un segmento D con misure rispettivamente di 4,60 m di lunghezza, 1,81 m di larghezza e 1,62 m di altezza. Il passo molto interessante di 279 che garantiscono un'eccellente abitabilità interna. La fiancata spigolosa ricorda l'Escalade e riprende altri modelli storici di Cadillac. Guardate il montante C, ad esempio, che va a scendere, disegnando quasi un tratto da SUV coupé con i proiettori ad andamento verticale, anche in questo caso illuminati con tecnologia full LED. Molto belli da vedere i cerchi spazzolati in alluminio da 20 pollici, disponibili di serie su questo allestimento, e nel brancardo troviamo queste finiture sia di protezione con materiale antiurto, ma un pochettino delicati per quanto riguarda la parte centrale, dove troviamo una finitura nera lucida, ma in questo caso molto bella da vedere. Volume posteriore massiccio ma armonioso con numerosi tratti sportivi, come ad esempio il grande spoiler sull'estremità dell'1.8 e un altro spoiler ricavato qua alla base appunto dell'1.8. Lo stemma Cadillac, come vedete, è tutto molto filante con linee secche e i proiettori verticali che vanno a inserirsi con un piccolo elemento anche all'interno del baule. Abbiamo altri elementi sportivi come ad esempio questa finitura nera lucida, una parte centrale che mi ricorda un estrattore sportivo e due grandi scarichi appunto per scaricare la potenza di questo propulsore. Il baule, che parte con una capacità molto interessante, è disponibile con doppia apertura, ovvero hand free, passando il piede sotto lo scudo paraurti, e in questo caso viene sottolineato grazie allo stemmino che si illumina, oppure con sistema sempre elettroattuato schiacciando il bottone. All'interno della portiera poi troviamo un piccolo interruttore che dà la possibilità di aprire il baule su diversi gradi. La capacità parte da 637 litri e arriva a 1365 abbattendo gli schienali, che sono suddivisi su due livelli 40 e 60. Dietro c'è spazio più che sufficiente per tre persone, anche se la persona che siede centralmente deve stare un pochettino attento perché il tunnel è un po' pronunciato, parliamo pur sempre di una vettura con quattro ruote motrici. Comode tasche sia nel retro dei sedili anteriori che nei pannelli porta, fibra di carbonio anche nelle finiture posteriori, vera pelle anche qua, bocchette dell'aria, due prese USB, una di formato A e una di formato C, e troviamo anche il riscaldamento per le sedute. Tutta l'insegna dell'estrema comodità, come ad esempio anche il bracciolo centrale retrattile che è corredato di due portabicchieri. Comfort davvero premium, come ad esempio i sedili che sono foderati in morbida pelle, estremamente contenitivi e sportivi, ma mantengono una certa morbidezza e questo aumenta sensibilmente appunto la vita di bordo.
Finiture in vera pelle sia sul cruscotto che nei pannelli porta, tranne che nella parte inferiore, ma ovviamente parliamo di punti meno in vista. Mi piacciono moltissimo gli inserti in fibra di carbonio reale del nostro allestimento e il volante e i sedili che sono regolabili in maniera elettroattuata. Inoltre possiamo contare sia sul massaggio che il riscaldamento e la climatizzazione delle sedute. La plancia ha una struttura orizzontale leggera, arricchita da alcune linee curve e inserti che donano movimento e ricchezza. Tutto nuovo il sistema di infotainment che integra l'ultima generazione del sistema QE, Cadillac User Experience. La piattaforma è quella di General Motors, già adottata con una grafica simile anche dei sistemi di infotainment di Opel Astra e Opel Insignia. Davvero gradevole la navigazione, possibile sia tramite una manopola sul tunnel, sia tramite un display da 8 pollici touch. Super reattivo e con risoluzione da 768 punti. Tutte le funzioni sono al posto giusto e abbiamo di serie Apple CarPlay e Android Auto. La ricarica wireless, la SIM dati 4G LTE con hotspot Wi-Fi e la telecamera a 360 gradi abbinata a quella integrata nello specchietto retrovisore. Davanti al guidatore abbiamo invece una strumentazione parzialmente analogica e digitale configurabile in diverse schermate e in più in alto l'Head-Up Display a colori è proiettato direttamente sul parabrezza. La nuova Cadillac XT4 viene proposta in Italia con due motorizzazioni. Partiamo da un 2000 4 cilindri a benzina capace di sviluppare 237 cavalli e viene proposta con la sola trazione integrale. Poi abbiamo un modello che stiamo provando noi in questo momento, ma non fatevi ingannare dalla sigla 350D, infatti abbiamo a disposizione 175 cavalli e una coppia di 380 Nm. Questo motore nato e sviluppato in Italia, ed in particolare a Torino dalla GM Powertrain, è davvero molto interessante per quanto riguarda la coppia che parte da 1500 giri fino a 2750. Dunque molto brioso ai bassi regimi, anche se un pochino rumoroso. La velocità di punta è di 200 km all'ora e per passare da 0 a 100 servono poco più di 10 secondi. Molto fluido il cambio automatico con convertitore di coppia e 9 rapporti, anche se in accelerazione denota qualche incertezza, ma nulla che non si possa risolvere utilizzando le palette al volante e magari selezionando Sport. Certo, perché questa vettura può contare su diverse modalità, come ad esempio AVD, Tour, Sport oppure fuoristrada. Chiaramente selezionando in Sport alcuni parametri cambiano, come ad esempio le sospensioni a controllo elettronico che variano la rigidità degli ammortizzatori ogni 2 millisecondi per avere una risposta morbida oppure più rigida. Davanti lo schema è un MacPherson, mentre invece dietro c'è un multilink a 5 bracci. Il risultato è un assetto che piace molto a noi europei, confortevole ma nel misto davvero a suo agio. Grazie a un rollio contenuto è uno sterzo consistente e preciso. Molto buono il comfort acustico grazie ai vetri a doppio strato, anche se il motore ogni tanto fa sentire la sua presenza. Insomma, ci sono davvero molti aspetti che mi sono piaciuti all'interno di questa Cadillac, la cura per il dettaglio, come ad esempio appoggiare il telefonino per avere una connessione immediata direttamente sul cruscotto. Oppure l'Head-Up Display, molto colorato, molto preciso e molto facile da leggere. In pratica una vettura che davanti agli occhi di automobilisti molto precisi e attenti al dettaglio, ma soprattutto allo stile di guida, potrebbe creare qualche problema a vetture molto più blasonate come la Range Rover Evoque, l'Audi Q5 o la X3 della BMW. Si sente in questo caso la mancanza di motori un pochettino più corposi, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni e i cavalli. Ma chiaramente se si vuole rimanere al passo con le vetture europee, anche Cadillac ha voluto arricchire la sua media con degli ADAS davvero molto tecnologici. Partiamo dalla frenata automatica di emergenza anteriore e posteriore, gli abbaglianti automatici, il cruise control adattivo e l'avviso di anticollisione con segnale acustico oppure tramite il dispositivo Safety Alert. Ed infine peccato che manchi un sistema che mantenga la vettura in maniera autonoma al centro della corsia. Infatti abbiamo un mantenimento attivo della corsia che si limita a far rimbalzare la vettura tra le due linee. Una cosa che mi ha particolarmente incuriosito è ad esempio il sistema che fa vibrare il sedile. Infatti appena mi sono seduto ho messo la retromarcia e ho sentito dei colpetti sotto le gambe. Questo è un sistema molto intelligente perché mantiene l'attenzione molto vigile su qualsiasi situazione, come i sensori di parcheggio che vengono segnalati con questo dispositivo, il riconoscimento dei pedoni e qualsiasi altra situazione che merita la vostra attenzione.
Dunque un debutto a pieni voti per questa vettura americana che ritorna in Europa dopo qualche anno, con prezzi a partire da 37.710 euro. I primi esemplari consegnati in Italia appartengono a due versioni limitate, Launch Edition e Launch Edition Sport, del nostro esemplare. Se volete conoscerla nel dettaglio, andate sul nostro sito www.showcar.news e potete accedere sia al configuratore che all'articolo correlato. C'è la possibilità anche di iscriverci o contattarci attraverso il nostro numero di SMS oppure WhatsApp. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube e azionate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti. Ci sono anche i nostri profili social, Instagram, Facebook e TikTok. E se la recensione vi è interessata e vi è piaciuta, mettete anche un bel like. E con questo è tutto, alla prossima!